Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi sono in Basilicata, a circa una mezz'ora di macchina da Potenza, in una bellissima struttura che è qua alle mie spalle. Adesso mi sposto un pochino e ve la faccio vedere. La struttura si chiama Villa Ulivi ed è un bed and breakfast che ha messo da un annetto anche questa bellissima bubble suite alle mie spalle. Veramente molto bella e veramente molto grande. La struttura, come vi dicevo, è piuttosto nuova, è una struttura che è stata, diciamo, realizzata ad inizio 2023, quindi a circa un annetto, ed è stata realizzata proprio vicino alla struttura principale, che è, diciamo, il bed and breakfast, che è là dietro. Mentre alle mie spalle, ora qua non si vede, ma c'è veramente una distesa di colline, veramente di campagna della Basilicata. Un posto davvero incredibile. C'è stata messa questa siepe perché dall'altro lato c'è, diciamo, anche una strada in lontananza, in modo che così non siate neppure abbagliati anche dai possibili fari delle macchine in lontananza. Questa è una delle più grandi bolle che c'è in Italia, perché come vedete è una bolla di quelle fatte a tre, quindi a tre cupole più la parte di ingresso. Ormai non c'è più bisogno che vi spieghi esattamente come funzionano questo tipo di strutture. Sono strutture che sono, diciamo, questo è PVC, poi c'è uno scheletro dentro anche con una base di legno, ok? E la struttura è autoportante, quindi c'è dentro una ventola, un motore che ci soffia aria dentro, la tiene a una certa pressione e la struttura sta su da sé. Poi ovviamente ci sono delle pompe di calore che fanno sia da condizionamento che da riscaldamento per la bolla e permettono che appunto tutta la struttura sia riscaldata. Il posto è veramente molto bello, qui davanti sono all'interno di un giardino privato, veramente la privacy è massima perché vedete tutto recintato, ci sono queste alte siepi che vi coprono un pochino la vista dall'esterno, anche se nessuno poi potrebbe vedere. Spero che abbiate già visto un po' di video che ho fatto con il drone, in modo che possiate apprezzare meglio anche dall'alto questa struttura che è davvero ben fatta. E il camminamento dove sono adesso è una enorme pedana dove poggia tutta la struttura, in modo anche sopraelevato dal piano di sotto, quindi diciamo che veramente è stata realizzata con tutti i crismi. Alle mie spalle c'è anche la jacuzzi, è una jacuzzi di quelle gonfiabili con cromoterapia, idromassaggio, ed è anche riscaldata, adesso l'ho spenta, però è a disposizione degli ospiti. Un'altra jacuzzi è anche presente all'interno della bubble suite. Adesso che avete visto questa parte esterna, vi porto all'interno così che possiate apprezzare meglio ancora questa struttura. Il verde è veramente molto ben curato qua e potete parcheggiare all'interno della struttura e poi la potete raggiungere a piedi. C'è anche un po' di illuminazione esterna, vedete quelle palle tonde lì, la sera si illuminano. Ora vedrò più avanti nel video se riuscirò a far vedere qualcosa anche con un'illuminazione notturna. Allora, siamo all'interno della bubble suite. Questa è la parte di ingresso interno. Come potete vedere ci sono alcune strutture, alcune bubble suite che non sfruttano questa parte di interno, mentre queste persone, i proprietari di questa struttura, hanno deciso di sfruttarla in tutti i modi. Qua in basso ci ho posizionato alcune delle mie borse dove ho la mia attrezzatura fotografica, e qui c'è quello che vi fanno trovare al vostro arrivo, che comprende un frigo, ok, a vostra disposizione, dove potete scegliere anche se avere degli alcolici. Là ci sono delle tisane che potete farvi con questa strumentazione. Macchina del caffè, riscaldalatte, montalatte e bollitore dell'acqua. C'è dell'acqua a disposizione, ok, degli ospiti, quindi quando arrivate potete avere l'acqua. Qui c'è lo zucchero, caffè in capsule per la macchinetta, bicchierini di carta, cavatappi, ok, c'è un po' di cosette. Da quest'altro lato ci sono delle piantine e poi laggiù c'è anche un porta vivande con delle stoviglie e dei bicchierini che vi possano servire per bere l'acqua o farvi un caffè.
Adesso entriamo dentro e vi faccio vedere meglio la struttura. Allora, lavabo suite. Se sentite un audio un po' particolare è perché all'interno di queste strutture geodetiche il risuono, il riverbero della voce cambia un po' da zona a zona. Come vi dicevo, è una struttura fatta su tre bubble. Una bubble, che è quella laggiù, è quella adibita al bagno. Questa qui centrale è quella dove è posizionata il letto matrimoniale, un letto a baldacchino, vi faccio vedere, anche molto bello, l'hanno anche personalizzato un po'. E poi c'è quest'altra bolla, che è quella che incontrerete una volta che entrate nella struttura dall'ingresso, dove potete attaccare i vostri panni, ci sono gli asciugamani, gli accappatoi per farvi la jacuzzi, ci sono anche calici o il portaghiaccio se vi volete bere una bottiglia di prosecco, quelle che sono in frigorifero. E guardate, bella, che bellissima jacuzzi, molto grande. Io non l'ho ancora riempita, la userò più tardi. Questa è completamente a disposizione degli ospiti, serve qualche minuto per riempirla, ma è, diciamo, è normale. Vi faccio vedere poi anche la parte centrale della bolla, vedete? Ottimo letto a baldacchino, anche il materasso è molto buono, duro, con una consistenza ottima. Hanno realizzato loro in modo artigianale queste tende, ok, che vi permetteranno di chiuderlo sia da sopra, vedete questo qui è scorrevole, sia da entrambi i lati. Quindi alla fine queste tende non servono tanto per la privacy, perché qui alla fine siamo veramente riparati da tutto quello che sono sguardi dall'esterno, ma servono soprattutto per fare in modo, visto che la struttura è tutta trasparente, che possiate svegliarvi anche a metà mattina senza dovervi svegliare con l'alba o con la luce del sole, che magari in estate arriva molto presto. Come vi dicevo, il letto è molto comodo, ci sono diversi cuscini, cosa molto buona perché non è sempre così, e anche le coperte mi sembrano di ottima fattura. Qui siamo a circa 500 metri d'altezza, non dovrebbe esserci né troppo freddo né troppo caldo. Oggi è una giornata di fine giugno e la temperatura fuori è di circa 27 gradi, quindi si sta molto bene. Ci sono anche due condizionatori che vi permettono di condizionare l'aria, quindi ecco, sicuramente non patirete né il caldo e né il freddo. Allora, vi faccio vedere anche la parte del bagno. Davanti il letto c'è il binocolo, è un semplice binocolo a specchi, quindi non è che vi dà tutto questo ingrandimento, però è molto carino per vedere la luce delle stelle alla sera. Questa è la parte del bagno, come vedete è la parte diciamo più in disparte rispetto all'ingresso. Se ci andiamo dietro vedete che c'è la doccia, ok, lato doccia, e poi qui c'è il water con tutto quello che serve. Quindi anche se questa è una bubble suite, c'è tutto il necessario per potervi far star comodi e avere tutte le comodità di casa. Anche questa parte di mobiletto del bagno, vedete, è molto carina. Ci sono tutti gli asciugamani con il logo della struttura, e viene lasciato tutto quello che riguarda, diciamo, il sapone, bagno schiuma, c'è tutto, quindi non dovete preoccuparvi di niente. In più, al vostro arrivo troverete anche qualche nocciolina, qualche cosetta per fare un piccolo snack, magari lo potete associare a quello che trovate nel frigo bar all'ingresso, ok? Una piccola accortezza che secondo me fa sempre comodo far trovare agli ospiti. Poi vi porteranno anche quello che è l'aperitivo, ma magari ne parliamo più tardi. Ecco, quindi questa è la struttura come è fatta, secondo me è molto molto solida. Il produttore di questa struttura è uno tra i migliori, se non il miglior produttore di bubble suite al mondo, non vi dico il nome, ma vi garantisco che è questo, quindi potete andare sul sicuro. Anche il letto a baldacchino è molto comodo, molto ben fatto, linee molto semplici, vedete, riprendono i colori della coperta, riprende i colori delle tende, e le tende riprendono i colori della struttura. A differenza di tante bubble suite che trovate, che sono tutte bianche, questa qui è verde, perché siamo all'interno di Villa Olivi, e Villa Olivi ovviamente prende il nome dal fatto che ci sono qua gli ulivi intorno, vedete, ce n'è uno qua fuori all'ingresso.
Quindi ecco, vi ho spiegato un po' come è fatta questa struttura e diciamo, ora che la conoscete, potete magari pensarci di venire a visitarla, perché secondo me vale davvero la pena. E poi tra l'altro siamo in una zona molto molto strategica, diciamo a due passi dalla regione Campania, a due passi dalla regione Puglia e perché no, anche a due passi dalla Calabria. È arrivato il momento di fare la colazione, vi faccio vedere cosa mi hanno portato. Stamani è una bellissima giornata, guardate, non c'è una nuvola in cielo, il meteo è quindi bellissimo e ho organizzato, diciamo, tutto quello che serve per fare la colazione qui davanti a me. Vedete? Guardate un po', alle mie spalle c'è un po' di tutto. È una colazione sia dolce che salata. C'è un croissant, altri biscotti, del succo di frutta, del pane bianco, il formaggio, il prosciutto, il salame, delle marmellatine, dei kiwi, delle pesche, veramente c'è un sacco di cose. Questo è il contesto perfetto dove poter far colazione e ricaricarsi pronti per una nuova giornata. Adesso, come potete vedere, la luce si è abbassata, siamo all'orario del tramonto, forse è questo l'orario migliore per visitare tutte le strutture glamping. Sarebbe bello che un orario del genere potesse durare a lungo perché il vento si placa, le ombre si fanno molto molto più soffici e la luce si fa molto più calda. Forse è davvero questo il miglior momento della giornata? Secondo me sì, e quindi ci tenevo a farvi vedere anche la struttura in questa parte del giorno. Naturalmente troverete qua nella descrizione del video tutti i riferimenti a questa struttura, scriverò anche un articolo per My Glamping dove pubblicherò tutte le migliori foto che ho fatto, da tutte le migliori inquadrature che possano valorizzare al meglio questa struttura. Mi raccomando, iscrivetevi anche alla newsletter che ho appena creato su Substack. L'indirizzo è myglamping.substack.com, è la newsletter dove raccolgo i migliori articoli che scrivo su My Glamping e tante cose nuove, tra cui codici sconto anche per prenotare alcune strutture di interesse. Naturalmente, cosa vi devo dire? Lasciate un like al video se vi è piaciuto, condividetelo con le persone a cui pensate possa essere utile. Mi raccomando, se volete, scrivetemi, ok? Troverete anche i miei dettagli per scrivermi in privato. Datemi suggerimenti su come possa migliorare anche questi video, su come possa migliorare tutto quello che è il mio canale, anche gli account social, anche se io poi alla fine i social li utilizzo solamente per vetrina di tutto quello che faccio, non condivido molte altre cose. Non mi resta che augurarvi un buon continuamento di giornata e noi ci vediamo molto molto presto in una nuova avventura sempre qua sul canale.